L'autovelox contestato di via di sotto a Pescara Colli non c'è più, però ci sono degli strascichi e ci sono anche delle importanti novità. Ce le riferisce Piero Giampietro, che è capogruppo del Partito Democratico e Consiglio Comunale a Pescara. In sostanza, cosa sta succedendo? Sta succedendo che dopo la prima sentenza di giugno del giudice di pace, in cui appunto è stata annullata una prima sanzione, altre sentenze sono arrivate in questi giorni, siamo ormai a quota 7, tutte quante di segno contrario al comune, e in alcuni casi il comune è stato addirittura condannato a pagare le spese legali ai cittadini. Quindi si sta creando un problema ulteriore, perché ovviamente non soltanto questo autovelox è stato considerato non adeguato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ma addirittura ormai più di un giudice di pace sta dicendo la stessa cosa, e con la condanna nei confronti del comune a pagare le spese legali. Ci preoccupa che di fronte ad un totale pasticcio come questo, anziché prenderne consapevolezza e chiedere forse scusa, il comune sta impugnando queste sentenze portando le persone in tribunale. Quindi gli strascichi sono che centinaia di persone dovranno andare in tribunale a difendersi da un comune che sta diventando matrigna a questo punto. Michela Di Stefano, che è portavoce del coordinamento dei cittadini, quante persone sono coinvolte e soprattutto cosa avete intenzione di fare? Su quanto riguarda il coordinamento, le persone sono molteplici, perché viaggiamo via Facebook Group e connettiamo con varie informazioni, quindi il gruppo principale di una decina di persone poi si allarga disseminando informazioni. Per quanto riguarda le sentenze e i ricorsi, sappiamo che più di centinaia di ricorsi sono stati depositati a giudice di pace, non sappiamo quanti al prefetto, e siamo tutti quanti in attesa di andare in udienza. La mia sarà il 13 ottobre, abbiamo depositato le memorie e sappiamo che abbiamo avuto già delle sentenze favorevoli per la mancata omologazione presso il MISE, che è indispensabile requisito per l'agibilità di questo dispositivo. Siamo anche basiti del fatto che vogliano scalare al Tribunale Civile, il che significherà per noi un ulteriore sforzo economico e di tempo, ma alla fine per il Comune, in caso di soccombenza, un costo e quindi probabile anche condanna da parte della Corte dei Conti.